Quando ha scritto questo libro e come è nata l'ispirazione di raccogliere in un volume la sua storia politica e la sua esperienza? Beh, innanzitutto vorrei dare un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, che probabilmente almeno qualcuno di essi si ricorderà di me per aver avuto una certa frequentazione con Radio Radicale. Questo libro in realtà ho incominciato a pensarlo dopo il 1996. Ho cominciato a mettere giù qualcosa, poi l'ho lasciata, poi l'ho ripresa perché volevo tentare di raccontare la mia verità e di dare uno spaccato della società italiana, non soltanto dal punto di vista politico, per come l'ho vissuta io per oltre 50 anni, quindi raccontando anche luoghi, situazioni, uomini, atmosfere, sensibilità, sensazioni. E ho ritenuto che fosse giusto, giunto ormai alla mia età, di lasciare una testimonianza dalla parte di coloro che sono stati sempre dichiarati gli emarginati, quelli senza ragioni, coloro che dovevano espiare una colpa che per molti versi non derivava dalla loro azione, ma casomai sarebbe derivata da un passato dei loro padri o dei loro nonni. Voglio anche precisare che nel corso della mia attività politica e più modestamente anche della mia modesta carriera politica, non mi sono mai sentito uno sconfitto, un emarginato, non ho mai avuto questa vocazione masochistica a godere dell'emarginazione. Ho sempre ritenuto di dover ribattere colpo su colpo, a volte fisicamente, a volte affermando la validità di una esperienza. Ecco, il libro nasce da questa esigenza e dal desiderio di mettere a disposizione di chiunque voglia esaminare la storia dell'ex Movimento Sociale Italiano, di comprendere anche le motivazioni e gli stati d'animo di coloro che hanno combattuto politicamente da quella parte. Sì. Senta, che ricordo ha lei della guerra e come l'ha vissuta nei suoi ricordi diciamo, di quasi adolescente? Ma io della guerra ho il ricordo di un bambino che nel 1940 aveva 8 anni e che vide la città di Genova bruciare sotto i bombardamenti aerei e aeronavali e che poi, stando a Vercelli, ha vissuto l'esperienza dell'armistizio dell'8 settembre, prima del 25 luglio, e poi quello della Repubblica Sociale Italiana. Mio padre, che era un fascista, uno squadrista molto critico, tanto è vero che all'inizio della guerra si rendeva conto che tutto questo scintillio di aquiloni, orbacce, di parole d'ordine era ormai falso. Alla fine però, dopo l'8 settembre, aderì alla Repubblica Sociale Italiana e io istintivamente ho assorbito quel clima e lo ricordo e lo dico credo anche nel libro, nel senso che ho dei ricordi in bianco e nero. Stranamente, quando mi viene di pensare a quegli anni, i miei ricordi sono in bianco e nero come i film dell'epoca. Ecco, e la guerra l'ho vissuta vedendo i tedeschi che occupavano Vercelli, prima vedendoli scendere dal passo del Turchino, divisioni e divisioni tra il 25 luglio e l'8 settembre, senza che coloro che avrebbero dovuto casomai provvedere a attrezzare una situazione si preoccupassero di questo fatto. Poi l'ho visto entrare Vercelli, occupare
senza colpo ferire la città e tutto il resto. Quindi sono sensazioni che rimangono nella mia mente, nel mio ricordo e nel mio animo. Suo padre fu arrestato? Mio padre fu arrestato subito dopo il 25 aprile e lo ricordo anche nel libro, stava per essere ammazzato, furono i suoi operai della centrale elettrica che lui, essendo ingegnere, dirigeva a salvarlo, però i comunisti che lo salvarono perché dissero l'ingegner Staiti è un fascista ma è una persona per bene, e andarono al campo di concentramento dove era stato mandato ad Alessandria col mitra in mano a avvertire che se fosse stato torto un capello a mio padre sarebbero intervenuti loro, e siccome erano comunisti decisi furono ascoltati. Poi fu il primo epurato della provincia di Vercelli, e chi lo epurò, il presidente del Comitato di Liberazione Nazionale, era un democristiano, ma questo è abbastanza normale, per cui il mio anticomunismo è sempre stato razionale e non viscerale. Sì. Se la sorte di suo padre fosse stata diversa, anche il suo anticomunismo sarebbe stato radicalmente più duro? Ma il mio anticomunismo è stato duro, io ho fatto a botte, le ho date, le ho prese con i comunisti, ma senza odio, se posso dire così, cioè era una scelta razionale. E naturalmente, certo, se mio padre avesse avuto una sorte diversa, non so come quale sarebbe stata la mia reazione, però siccome il bagno di sangue l'ho vissuto ugualmente, perché Vercelli poi è stata una provincia particolarmente toccata da questo episodio, c'è stata la reazione anche nei confronti di questo bagno di sangue che era sotto gli occhi di tutti. C'è stato per esempio l'eccidio dell'ospedale psichiatrico di Vercelli, dove furono radunati molti fascisti che erano stati catturati tra Vercelli e Novara, e dove circa una cinquantina furono massacrati e i cadaveri gettati nel canale Cavour, e molti di questi corpi non furono mai più ritrovati. Senta, come lei si ricorda dell'amnistia di Togliatti, come fu accolta, e suo padre in qualche modo ne beneficiò, come vide lei quel tentativo di pacificazione che ci fu allora? Ma Togliatti era sicuramente un politico molto intelligente, anche se sappiamo, ormai ci sono i documenti che provano che obbediva agli ordini di Mosca, ma questo in quel contesto era, direi, pacifico. Essendo molto intelligente, capì che a un certo punto la guerra andava chiusa e che al Partito Comunista stesso non conveniva lasciare aperta questa ferita, anche perché diciamo la componente più sociale o socialistica del fascismo repubblicano poteva essere attratta, come in effetti una parte fu attratta dal Partito Comunista, dalle impostazioni del Partito Comunista. Certo. Senta, lei, la sua famiglia ebbe delle ripercussioni economiche nel dopoguerra, ci fu anche un'emarginazione sociale da parte della sua famiglia, o foste così fortunati da non avere anche dei contraccolpi di tipo economico? No, contraccolpi di tipo economico non avevamo, nel senso che non avevamo molto, anzi avevamo molto poco. Le uniche cose che la famiglia aveva erano i buoni del tesoro, ma avendo perso la guerra evidentemente il valore era molto scarso. No, dal punto di vista della marginazione sociale questo no, nel senso che poi anche pur essendo così tesi i rapporti, anche così violenti, anche così sanguinosi, c'era un modo diverso di concepire il mondo allora rispetto a quello di oggi, che è tutto economicistico e estremamente arido, per cui
Certo, i fascisti erano dispersi, però si ritrovavano tra di loro, cercavano di riannodare le fila di un discorso interrotto, non c'era ancora la percezione di una sconfitta definitiva, anche perché per 20 anni il fascismo aveva plasmato bene o male le coscienze, per cui c'era una sorta di riflesso condizionato, quindi il senso della patria, dell'onore, per questo molti che non erano mai stati fascisti andarono volontari in Repubblica Sociale, perché ritenevano che bisognasse in qualche modo riscattare l'onore d'Italia. Sì. Senta, che ricordo ha dei suoi compagni dell'università? Lei nel libro fa un quadro molto interessante degli incontri che ebbe anche all'università di Pavia. Ci vuole ricordare alcuni degli incontri che ebbe con queste persone e come accoglievano, diciamo, la sua militanza politica con rispetto o con quel tipo di emarginazione con cui lei veniva, come racconta lei nel libro, lasciato solo alla buvetta del Consiglio Comunale di Milano senza che nessuno l'avvicinasse, quasi come se fosse un appestato? No, questo avvenne dopo, negli anni 70. In realtà gli anni dell'università, prima a Milano, erano anni di nazionalismo ancora molto fervido, c'erano i fatti di Trieste, c'erano le grandi manifestazioni giovanili che organizzate da Giovane Italia e dal movimento giovanile del Movimento Sociale Italiano raccoglievano a Milano migliaia, diciamo, addirittura in alcuni casi decine di migliaia di giovani delle università, delle scuole medie. A Pavia era una palestra dal punto di vista politico. Incontrai parecchie persone, alcune le ricordo, da Emiliani, che poi andò a dirigere il Messaggero, lo stesso Marco Pannella, a Antonio Del Pennino, a Claudio Simonelli, a Gerardo Mombelli. Alcuni di questi nomi forse le sono familiari, perché Gerardo Mombelli fu uno dei fondatori del Partito Radicale, a tanti altri, ma allora c'era ancora una venatura, possiamo dire, goliardica anche nel confronto politico. C'erano le elezioni per gli organismi rappresentativi, dove avvenivano regolarmente i brogli, cioè l'ASUP, che era l'associazione laica, sostituiva le urne, siccome questi organismi non erano legalmente riconosciuti, quindi non c'era neanche reato. Per cui c'era questo clima di confronto, anche di scontro, ma scontro che alla fine finiva in qualche scazzottata, ma non di più, ma di confronto anche di idee. Il movimento universitario in tutte le sue manifestazioni è stato una grande palestra per futuri uomini politici, e Pavia in particolare. Certo. Che ricordo ha di Panza e di Rossella? Beh, di Panza eravamo praticamente compagni di liceo, lui aveva un anno di meno, io facevo la terza liceo o la seconda liceo a Casale Monferrato, lui faceva la prima liceo classico, c'era l'abitudine dello struscio in via Roma a Casale Monferrato e ci trovavamo e discutevamo ferocemente. Lo ricordo come un giovane estremamente intelligente, molto preparato, anche fazioso, ma questo non mi dispiaceva, io lo ero altrettanto. Facevamo lunghissime e accalorate discussioni che regolarmente ci concludevano: beh, se vinco io ti condanneremo a morte e passerò con te la notte prima dell'esecuzione, e viceversa. Quindi era un modo anche, chiamiamolo, scherzoso per concludere le discussioni, che poi non portavano a nessun tipo di accordo. Rossella lo conobbi a Pavia, perché allora ero segretario provinciale del Movimento Sociale Italiano, e lui fece la sua prima intervista come giornalista della provincia pavese, e la fece proprio a me, dicendomi che è accaduta una cosa strana, ho conosciuto un fascista, ma è un fascista che ha letto, e qua e là è un misto di questo, di quest'altro, vedi? Quindi
Allora era un comunista ferocissimo, Cossutta è un moderato a paragone di quello che era Rossella allora. Dopo ha scoperto altri lidi. Senta, ma Panza non le parlava del sangue dei vinti allora? No, no, assolutamente no. Io credo che Panza, ogni tanto lo sento, che Panza sia stato mosso dalla curiosità, essendo una persona molto intelligente, ancorché faziosa, ma questo anzi, sotto un certo profilo, aiuta, ha avuto la curiosità di capire cosa c'era dall'altra parte. Certo. E questo lo ha portato passo dopo passo a, non dico dare ragione a quelli che hanno perso, che noi abbiamo perso, quindi non abbiamo ragione, abbiamo torto e ce lo teniamo e va bene così, ma a capire le ragioni di coloro che sono stati sconfitti. Sì. Senta, che avevate il mito delle case di tolleranza in quegli anni? Ho letto che nel suo libro lei racconta certo. Un episodio, ci vuole raccontare la prima volta che c'è entrato? Beh, la prima volta che ci sono entrato... Per consumare poi. Come? Per consumare. Per consumare, sì, sì, no, di solito, molto spesso, allora il mondo era un po' diverso da oggi, no? Allora molto spesso ci si andava solo per prendere un po' di caldo, no? Perché faceva freddo. La prima volta credo sia stato qua a Milano, qua a Milano, a Genova, perché ero in collegio a Genova e per tradizione che si tramandava di padre in figlio c'era una casa di tolleranza dove quelli del convitto nazionale al quale io appartenevo andavano regolarmente e si stabiliva una sorta di rapporto così, chiamiamolo amoroso tra virgolette, nel senso che poi queste ragazze che appartenevano alla quindicina, ma la quindicina molto spesso durava anche 2 o 3 mesi, c'era una sorta di fidanzamento, chiamiamolo così, per cui accadeva anche, come è accaduto, che il giovedì, che era la giornata di visita per i parenti, amici, conoscenti in collegio, arrivassero queste a portarci sigarette, cioccolato e quindi c'era un rapporto, posso dire familiare, tanto per farmi intendere, così che il mondo oggi è cambiato e ovviamente non dico che quello fosse migliore di quello di oggi, anche se per molti versi sì, però accadeva anche questo, cioè c'erano degli amori che si intrecciavano a questo sviluppo ormonale di un ragazzo di 18 anni con delle ragazze che ti iniziavano al sesso. Certo. Senta, lei entrò, nel libro racconta che entrò in una sezione del Movimento Sociale Italiano nel 1948. Quali furono, diciamo, le battaglie di allora e ricorda anche quando c'è stata la sua prima condanna, per la quale lei è stato, credo, condannato per percosse? Dunque, sono due cose diverse. Sì, la prima volta che entrai nella sezione del Movimento Sociale Italiano era a Vercelli, ci entrai così perché quasi naturalmente, venendo da una famiglia di quella impostazione, mi sentii attratto e portato verso questa fiamma tricolore che era comparsa nei primi mesi del 47, perché il Movimento Sociale Italiano fu fondato nel dicembre del 46, e quindi mi avvicinai a questo movimento quasi naturalmente, ecco. Poi invece la condanna alla quale lei fa riferimento si riferisce invece alla mia attività universitaria. Il presidente dell'Intesa, che era il gruppo universitario cattolico di Pavia, che si chiamava Benevelli e che poi successivamente diventò anche un deputato comunista, c'era stato un episodio
per cui l'Università di Pavia era stata insozzata una lapide che ricordava i caduti della Prima Guerra Mondiale, e lui insinuò con un pezzo sulla provincia pavese che fossero stati gli studenti del FUAN. Allora io mi presentai da solo all'assemblea di Intesa, del gruppo Intesa, lui uscì e gli chiesi spiegazione, lo schiaffeggiai e lui mi querelò e fui condannato per questo. Certo. E si è pentito di quello che aveva fatto allora o lo rifarebbe oggi? No, lo rifarei tranquillamente. Non mi sono pentito mai di nulla di quello che ho fatto nella mia vita, tranne forse di una cosa, di aver dato la fiducia a un personaggio che non voglio neanche menzionare, che chiamo nel libro Rapinarda, una metafora penale, però non mi pento di nulla perché... perché se in quel momento l'ho fatto è segno che non vedevo altra possibilità. L'unica cosa... C'è una cosa nel libro che forse lei dice di essere, di cui dice di essersi pentito, quella volta che venne Pasolini a Pavia. Sì, questo sì, perché... Ci vuole raccontare che cosa accadde? Beh, accadde che si era annunciata una visita di Pasolini a Pavia che doveva tenere una conferenza, e allora ci venne l'idea così, piuttosto peregrina, di accoglierlo con dei lancio di finocchi. Lui si avvicinò a me, mi invitò a salire nella sala dove si sarebbe tenuta la conferenza per discutere. Io mi trovai impreparato e bofonchiai qualcosa, ed è una cosa che, rivista dopo tanti anni, della quale mi pento. Come mi pento, da un certo punto di vista, di avere dato uno schiaffo a Goria. Infatti non lo racconto neanche nel libro, perché poi Goria è morto. Non era sicuramente il peggiore tra i democristiani, e le mie motivazioni non erano assolutamente valide, quindi ritengo che uno debba avere anche il coraggio di confessare i propri peccati, non cattolicamente ma laicamente, nei confronti della propria coscienza. Sì. Senta, lei che ricordo ha di Michelini? So che nel libro lei ha tracciato un quadro del segretario del movimento sociale, positivo da un lato, ma con alcuni limiti. Quali limiti intravedeva nell'azione politica di Michelini, e come attraversaste quella stagione in cui sembrava che il movimento sociale italiano potesse essere sdoganato durante il periodo di Tambroni e del celeberrimo congresso di Genova? Sì, io vorrei precisare una cosa, che lo sdoganamento, o il presunto sdoganamento del 1960, in realtà era stato preceduto negli anni 50 da formali richieste anche ufficiali, per esempio da parte di Fanfani, di sostegni per governi, poi richieste che furono respinte, ma oppure per la votazione di importanti leggi o addirittura di trattati internazionali come l'adesione al Patto Atlantico. E Michelini era un abile manovratore, però quello che noi gli rimproveravamo, e che oggi ancora io rimprovero, perché non tanto a lui quanto come iniziativa politica del Movimento Sociale Italiano, una subalternità alla Democrazia Cristiana, che venne fuori poi in maniera pesante poi negli anni 70 con l'atteggiamento sul referendum per il divorzio. Nel 60 in realtà il Movimento Sociale Italiano non si accorse che stava cadendo in una trappola, perché un conto era un appoggio a un governo fatto insieme ad altri partiti, ma in quell'occasione era soltanto la Democrazia Cristiana con l'appoggio del Movimento Sociale Italiano, quindi un facile pretesto per chi invece stava perseguendo già allora
altre strade politiche, tipo l'apertura a sinistra, per farci cascare nel tranello poi del congresso di Genova, che risvegliò la coscienza, ripeto così, tra virgolette, antifascista italiana, ma debbo ricordare che nel 1956 si era svolto un congresso nazionale dell'MSI a Milano, non a Genova, a Milano. Certo. Quindi l'antifascismo era una bomba orologeria che si faceva scattare o scoppiare al momento opportuno. Sì. Senta, lei quando è diventato segretario provinciale del Movimento Sociale, dove lo è diventato? Sono diventato proprio nel 1960 dopo il congresso di Genova a Pavia. Ecco, lei era sorpreso di essere riuscito ad avere un ruolo di prestigio in un partito dove i giovani non è che avessero nelle mani il partito? Ma no, sorpreso no, per le conoscenze che avevo allora, perché il mondo giovanile era estremamente vivace e in più io ero a Pavia, che era una città che era dal punto di vista del Movimento Sociale Italiano un po' governata da un personaggio incredibile al quale sono molto legato, che è Laerte Crivellini, che tra l'altro era lo zio di quello che è stato deputato radicale, e il quale era una sorta di anarcofascista, nel senso che era uno che veniva dalla carriera aeronautica nell'aviazione militare, aveva combattuto durante la guerra, era stato fatto prigioniero, portato in Australia, era evaso dal campo di concentramento, restando latitante in Australia per 4 mesi, era tornato in Italia e aveva dato le dimissioni dall'esercito ed era un personaggio incredibile perché era alto 1,90 con dei baffi a manubrio, sembrava uscito da un film inglese, con un colonnello inglese, e lui dava molto spazio ai giovani, aveva trovato in me il personaggio che aveva alimentato il fronte universitario di Azione Nazionale, che aveva riempito la federazione di giovani, che voleva dare in mano ai giovani la responsabilità di un'attività politica, e anche da questo punto di vista Pavia, anche per il Movimento Sociale Italiano, è stata una palestra molto efficiente. Sì. Senta, che cosa ricorda dei giovani di quegli anni? Io sono rimasto sorpreso perché ho trovato un episodio di un giovane del FUAN di San Marino che organizzò addirittura un colpo di Stato nella Repubblica Giulio di San Marino. Giacomini. Ci spiega che cosa era accaduto lì? Tullio Giacomini, che era uno studente universitario che frequentava Pavia ed era molto amico, come lo ero io, di Marzio Ciano, figlio di Edda e di Ciano, era un pazzo scatenato con un grande spirito goliardico. Quando ci fu una specie di sollevamento della Repubblica di San Marino, per cui ci fu un colpo di Stato, nel senso che ci fu pronunciamento a sinistra del governatorato della Repubblica di San Marino, lui fece un controgolpe e proclamò la Repubblica Corporativa di San Marino, lanciando messaggi agli Stati Uniti, al Papa e diffidandoli e cose di questo genere. Ma le racconto un episodio lui sulla costiera adriatica molto spesso si univa a Marzio Ciano. A Marzio Ciano giravano per questi paesi della costiera e della costa e trovavano una camera del lavoro, andavano dentro nella camera del lavoro, allora c'era il solito bar dove tutti si riunivano per bere, per giocare a carte, per fare discussioni. Lui andava al bar, offriva da bere a tutti, poi diceva alla salute di mio nonno, e qualcuno alla fine chiedeva: ma chi è tuo nonno? Lui diceva Benito Mussolini, e succedeva il pandemonio. Ecco, i personaggi erano anche questi. Certo. Senta, nella storia del Movimento Sociale, forse la persona che lei ha più, diciamo, amato politicamente, chi è stato? Romualdi? Per quale esponente politico ha avuto più ammirazione? Romualdi. Ecco. Sicuramente Romualdi. Perché? Perché aveva
la capacità di ragionare per grandi spazi politici, nel senso che non era condannato o non si condannava a gestire la politica piccola e spicciola, ma cercava di ragionare per grandi prospettive e grandi orizzonti. E il secondo personaggio, lo dico anche nel libro, è Franco Petronio, su cui avevamo puntato moltissimo, che purtroppo, essendo alcolizzato, alla fine si azzoppò da solo, ma era in pectore il nuovo vero segretario del partito dopo la generazione degli Almiranti, dei Romualdi, dei Tripodi, dei Nencioni, dei Mieville e di tutti coloro che in un modo o nell'altro avevano caratterizzato il movimento sociale italiano, che poi nasceva anche su un equivoco, bisogna riconoscere adesso, a prescindere dalla dietrologia che appartiene ad altre cose delle quali poi si può anche parlare, ma il movimento sociale italiano era composto da classe dirigente, alcuni che venivano dall'esperienza del nord, quindi dalla Repubblica Sociale, e altri che queste esperienze non avevano vissuto perché erano rimasti al sud. Quindi c'è sempre stato dentro il movimento sociale italiano una sorta di contrapposizione tra queste due tesi, cioè quelli che venivano dal nord erano più, tra virgolette, rivoluzionari, più, tra virgolette, sociali, quelli che venivano dal sud erano più conservatori, tradizionalisti. Certo, e per quanto riguarda Petronio, quali erano le ragioni che l'avevano spinto a questa sua debolezza dell'alcol, di cui lei ricorda anche qualche episodio? Ma vede, Petronio veniva da Trieste, aveva partecipato ai moti contro gli inglesi e se n'era dovuto scappare da Trieste, era andato a Roma, e a Roma divenne preda di un mondo romano che soprattutto allora era, forse ancora oggi, ma piuttosto molle, e lui si era adagiato e aveva fatto la fame, faceva la fame perché viveva in una stanza d'affitto eccetera, e molto spesso, essendo anche forse debole di carattere, trovava rifugio nell'alcol. Da questo a diventare un'abitudine e poi a trasformarsi in una dipendenza, i passi sono stati veloci e brevi. Sì. Senta, lei ha avuto questa esperienza prima di approdare in Parlamento come consigliere comunale a Milano. Noi ricordavamo prima di questa sua emarginazione, che era l'emarginazione di cui soffriva il movimento sociale. Lei racconta che però c'erano alcuni esponenti politici che comunque si rivolgevano a lei, che comunque parlavano. Chi è che ricorda che fu disponibile, molto più disponibile con lei, anche a discutere apertamente senza pregiudizi ideologici? Se devo dire la verità, Raffaele De Grada, perché era un comunista, apparteneva allora, mi sembra, all'avanguardia, all'avanguardia operaia, e capitò che dentro il Consiglio Comunale, ed era un momento nel quale gli episodi di violenza si ripetevano quotidianamente, anche episodi di violenza molto brutti, cito Ramelli, cito Pedenovi, ma cito anche Brasili, cose di questo genere, Amoroso, eccetera. E allora mi parve di cogliere in lui, nei discorsi che faceva pubblicamente, e a lui parve di cogliere in me, nei discorsi che facevo pubblicamente in Consiglio Comunale, il tentativo di dire: ma noi ci stiamo scontrando e stiamo facendo gli interessi di questo grande centro della Democrazia Cristiana e probabilmente non ce ne rendiamo neppure conto. E allora cominciamo a colloquiare prima in aula, poi fuori, e ci accordammo, per quanto potevamo fare, per buttare acqua sul fuoco ciascuno dalla propria parte. Che ricordo ha di Martelli? Claudio Martelli?
Martelli prima venne a fare il cronista dell'Avanti, inviato in consiglio comunale, poi fece il consigliere comunale, ma si capiva che era tagliato per fare carriera, insomma, sì. Molto, molto attento in tutte le sue uscite, già pronto a occupare i posti che dopo avrebbe occupato. Non ne ho un ricordo caldo, voglio dire, è un personaggio estremamente intelligente, estremamente lucido, però non siamo andati mai al di là dei rapporti formali. Ecco. Di Craxi ho visto che lei era molto dispiaciuto per la sorte che è toccata allo statista socialista. Noi sappiamo che Craxi divenne un esponente socialista proprio negli anni intorno al 68. Lei lo ricorda come un avversario leale? Ma io sì. Devo dire che ho sempre riconosciuto Craxi. Poi ovviamente non ho avuto frequentazioni assidue con lui, però mi sembrava che avesse la stoffa di uno statista, mentre gli altri, ivi compreso Andreotti, avevano la stoffa dei politici, cioè di coloro che rimestavano sempre le stesse cose nel panorama politico italiano, con dei riferimenti che erano quasi ingessati, i margini di manovra non erano grossi. Craxi mi era sembrato voler sparigliare questa situazione, e con la capacità di, e anche con l'arroganza, che non mi dispiaceva, come dico nel libro, di cercare di cambiare i rapporti di forza all'interno di un sistema politico. Ecco. Sì. Senta, noi sappiamo che gli anni 70 a Milano furono degli anni difficili per tante ragioni. Io ricordo un episodio del libro che lei cita del libro, che quando ci fu l'inaugurazione ci fu il decentramento del Comune di Milano, lei si presentò all'inaugurazione delle sedi circoscrizionali addirittura con la pistola. Sì. Che rapporti c'erano tra il partito e quelle che venivano definite come le organizzazioni più calde della destra? Lei raccontò che al termine di alcuni scontri a Milano ci fu qualcuno che venne a fare il delatore sulla responsabilità di alcuni giovani. C'era all'interno del partito qualche delatore o comunque qualcuno che era per una politica più repressiva e per favorire la criminalizzazione delle organizzazioni di destra? Ma adesso questo non ho elementi precisi per dirlo, so benissimo però che, lo dico anche nel libro, che c'era uno che era a libro pago dell'ufficio politico della Questura di Milano. Chi? Giorgio Muggiani, che aveva formato un'organizzazione che si chiamava Comitato Tricolore, che era ufficialmente fiancheggiatrice del Movimento Sociale Italiano, ma erano poi gli anni nei quali per effetto della chiusura della sede di Corso Monforte in San Babila avevano preso molto piede le organizzazioni extraparlamentari, da Avanguardia Nazionale a Ordine Nuovo a Lotta di Popolo eccetera, che non essendoci più la sede si trovavano nei bar, e nei bar non erano più controllabili o più facilmente controllabili di quanto fosse prima, che era certamente un enorme calderone ribollente, però qualcosa si riusciva a controllare e a fare. Dopodiché fu impossibile controllare e gli episodi di violenza
di fronte all'accusa che questi extraparlamentari di destra facevano, cioè che il partito non difendeva, perché poi si era aperta la caccia al fascista, occorre ricordare anche questo, cioè ragazzini delle scuole medie che venivano identificati forse magari solo per come si vestivano o perché esprimevano uno stato d'animo diverso da quello comunemente imperante, che venivano perseguitati, aggrediti, erano costretti a cambiare scuola, eccetera. E allora queste organizzazioni approfittavano di questo per dire che il partito non faceva nulla, e questo portò a una serie di conseguenze, perché poi forse possiamo anche riallacciarci magari a qualcosa che è accaduto sabato qua a Milano, tanto per poi affrontare anche l'attualità. E allora c'era questo scontro, chiamiamolo così, tra questi che dicevano il partito non ci difende, non prende posizione, e i dirigenti sono terrorizzati dall'iniziativa di Bianchi di Spinosa, che chiede la messa fuori legge del Movimento Sociale Italiano, che ha denunciato tutti i dirigenti, i membri del Comitato Centrale, eccetera, 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 e coloro che dentro il partito tentavano di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte. La morte dell'agente Marino deriva dal fatto che nel 72 c'erano state le elezioni, si era detto che il Movimento Sociale Italiano aveva vinto, ed era vero, ma non aveva vinto in maniera tale da determinare una svolta politica in Italia. E allora bisogna fare una manifestazione a Milano, perché da un anno che non si fa, e la manifestazione deve prevedere anche un corteo, perché se non c'è il corteo non è una manifestazione. E allora si chiede alla questura, si comunica, la questura dice di sì, si concorda il tragitto del corteo, a tre giorni la questura dice che il corteo non va più bene, si cambia tragitto, a due giorni dice il corteo è vietato, la mattina stessa si dice il comizio è vietato, e a quel punto si lascia terreno libero a coloro che dicono allora giochiamo pesante, e di lì le due bombe SRCM, una delle quali colpisce l'agente Marino, che muore. A quel punto il partito non sa reagire, pensa che sia una mossa fantastica quella di denunciare, di dare alla questura i nomi dei due che poi erano Loi e Murelli, e se ne lava le mani, però si determina un distacco col mondo giovanile, che poi porta anche allo spontaneismo armato e alle conseguenze che ci sono state. Che ricordo ha della strage di Piazza Fontana? Della strage di Piazza Fontana un ricordo abbastanza nitido, perché ero appena uscito dall'ufficio che si trovava grosso modo dalle parti di Piazza della Repubblica, ero arrivato in centro, avevo sentito questa botta e quindi si era sparsa la voce che era saltata una caldaia in Piazza Fontana, sono andato a vedere per curiosità, ma appena sono arrivato lì ho sentito l'odore tipico dell'esplosivo, insomma, e poi è accaduto tutto quello che è accaduto. La sera c'è stato un assalto alla statale, dalla statale sono usciti, ci sono stati degli scontri, e quindi era iniziata la stagione degli opposti estremismi, con le conseguenze che poi sono sotto gli occhi di tutti. Sì. Cosa ricorda di Ignazio La Russa? Ho visto che lei ha fatto delle annotazioni un po' caricaturali nei confronti di La Russa. Ma sai, è un personaggio che mi dà l'orticaria. Perché lui si comportò lealmente nei confronti delle organizzazioni giovanili in quegli anni? Ma devo dire, lui in questi ultimi tempi ha cercato di accreditare una sua figura di grande attivista, in realtà lo era molto di più il fratello, pur non essendo ugualmente intelligente. La Russa era uno destinato a fare carriera per la provenienza che ha, il protagonista, l'emblema di un discretissimo potere finanziario che ha contraddistinto
per 40 anni la vita economica milanese e italiana più in generale. Lui non era accetto dalla base, fui io, ahimè, a doverlo imporre in un'assemblea come presidente della Giovane Italia, ma non lo volevano. Perché non lo volevano? Perché lui compariva in San Babila verso le 6 con la fidanzata, il cane, per prendere l'aperitivo, mentre lì c'era gente che ci viveva dalla mattina alla sera, quindi siccome erano momenti nei quali da una parte c'era la statale, che era una sorta di santuario del movimento studentesco dell'ultrasinistra, dall'altra parte c'era San Babila, si era così determinato il mito del servizio permanente effettivo, ecco, in sostanza. E quindi lui invece ci arrivava così, con l'aria un po'. Ma viene mai accusato di slealtà a lui? Di slealtà nei confronti del movimento giovanile o comunque delle. No, di slealtà non lo posso dire, francamente a me non piace il suo modo di comportarsi, perché è così, è uno sempre con una, quando fa un'affermazione ci sono sempre una decina di subordinate che smentiscono l'affermazione principale, quindi è una, io sono siciliano d'origine, è un modo di fare, una cultura che non mi piace, insomma, capisco l'antifona, è così, però sì, potrebbe fare così, insomma, l'accordo, gli faccio un'offerta che non ha sostanza, quindi in realtà no, lui lo considero corruttore, perché molto spesso lui ha utilizzato più che i pregi, i difetti dei giovani che aveva vicino. In che senso, scusi? Nel senso che uno cerca di utilizzare i pregi, se uno invece si basa sulle debolezze, sui difetti, sul fatto che uno, non so, magari è sposato e ha un amante e lui tiene mano a questa situazione, perché in questo senso poi quello è costretto a serbargli riconoscenza per avere tenuto mano, questo non mi piace, insomma. Certo. Senta, perché lei non ha avuto mai un buon rapporto con Almirante? Che cosa le dava fastidio di Almirante? Il fatto che fosse un buon attore di famiglia? Quali erano le accuse che lei lanciava ad Almirante che poi la portarono alla contrapposizione del congresso del 1984? Sì, devo fare una premessa. Innanzitutto io fin dal 1960 sono entrato a far parte della corrente o della famiglia di Pino Romualdi, e Pino Romualdi così era l'esatto contrario di Almirante. Almirante era un ottimo oratore, un grande affabulatore, un uomo dotato di grande fascino, anche con un physique du rôle eccezionale, ovviamente un gigante a paragone di quelli che sono venuti dopo, però era, basti pensare che lui, che veniva dalla sinistra del partito, subito dopo la seconda guerra mondiale, la sua concezione del partito era un po' quello di fare il partito dei reduci e degli epurati, Romualdi invece pensava più in grande. Poi lui, pur venendo dalla sinistra, nel 68, quando Michelini poi morì, accettò di fare il segretario per fare una politica di destra nazionale, quindi così ci fu un salto netto. Poi parlava benissimo, però alla fine dei suoi comizi, dei suoi discorsi, se ti chiedevi cosa ti rimaneva, rimaneva ben poco, non c'era sostanza politica, ed era un ottimo pescatore di occasioni. Una volta
Firenze giovani alla riapertura delle scuole, preparatevi allo scontro fisico, poi si ritraeva la mano, però intanto il sasso era stato lanciato e qualcuno agiva di conseguenza, poi la doppia pena di morte, io poi ho sempre odiato la pena di morte, sia quella semplice, figuriamoci poi quella doppia, e quindi poi la costituente di destra, poi tutte queste cose qua che portavano il partito ad essere una pesca delle occasioni, come definiva Beppe Nicolai, ma non avere una politica salda e con una visione ben precisa degli scopi e degli approdi che si volevano raggiungere. Sì. Senta, lei adesso mi ha citato Beppe Nicolai, come spiega che non abbia fatto io ho letto tra l'altro di Nicolai una relazione dell'antimafia del 76 che era un eccezionale, una cosa devo dire che penso che è una delle migliori pagine della storia delle relazioni delle commissioni d'inchiesta parlamentari. Come spiega il fatto che non abbia avuto fortuna all'interno, lo abbia avuto sì, ma parzialmente all'interno del partito Nicolai? Perché lui fece il deputato una sola legislatura, dopodiché la legislatura successiva non fu rieletto e non volle mai più ripresentarsi, cercando di appoggiare certi uomini tipo Matteoli, che si definiva il delfino e l'erede spirituale di Nicolai, poi è finito da tutt'altra parte, ma questo fa parte della natura umana. E lui cercava di ricucire il suo obiettivo, forse il suo sogno impossibile, era quello di tentare di ricucire lo strappo che c'era stato nel movimento socialista quando Benito Mussolini ne uscì. E quindi una grande attenzione verso il socialismo tricolore, il tentativo di dare una carica moralistica anche all'azione del Movimento Sociale Italiano, di cui le denunce tipo quelle della relazione antimafia, di minoranza nell'antimafia eccetera e altre cose ancora, per cui lui che era un almirantiano, a un certo punto si mise contro almirante e tutto questo certamente lo portò a vivere una vita intellettualmente molto intensa e anche a essere di esempio per molti giovani e per un gruppo di giovani intelligenti, ma non a occupare spazi rilevanti all'interno del partito. Certo. Poi sai, era un partito nel quale se non eri deputato non eri niente. Certo, ma lei ha avuto un rapporto di odio-amore con Pino Rauti? Come si spiega che un personaggio così introverso poi alla fine sia arrivato ai vertici del partito? Lei ha anche ironizzato su Rauti. Quali erano i suoi limiti e il suo rapporto con Rauti? Ma il mio rapporto con Rauti non c'era praticamente mai stato. La prima volta che ebbi a che fare con lui, sì, lo conoscevo, lo vedevo all'interno del partito, l'avevo visto negli anni 50 quando se n'era andato dal Movimento Sociale Italiano. Andai a prenderlo, portai io Almirante in macchina, nella mia modesta macchina, a San Vittore quando lui fu liberato nel 1972, prima delle votazioni, quindi prima dell'8 maggio, mi pare che fossero le votazioni del 72, andai a prenderlo a San Vittore e dopodiché così sentivo le opinioni di Romualdi e degli altri. Lui sembrava volare molto alto, poi aveva sempre, però in un suo discorso in cui volava molto alto, poi a un certo punto c'erano delle cadute verticali. E quando ci si accorse che Almirante ormai puntava su Fini, ci si accorse che Rauti stava per mettersi d'accordo
confini, perché avrebbe fatto il segretario in cambio della presidenza. Allora si tentò nel 1991-90 anzi, di cercare di portare Rauti a offrirgli ad accettare l'offerta della segreteria, e quindi mettendo insieme tutto quello che era possibile mettere insieme, con la corrente che faceva capo a Menitti di Proposta Italia, della quale faceva parte anche Beppe Nicolai, perché proprio vedevamo, come lo conoscevamo, Fini come uno che non aveva nessuna convinzione politica, nessuna idea politica, nessuna strategia politica, ma solo quella della propria affermazione, possibilmente senza, non dico senza lacrime, ma neanche senza sudore. Sì. Senta, prima di passare al fascismo del 2000 di Fini, le volevo chiedere una cosa che riguardava il suo rapporto con Pannella, anche con i radicali, perché ho visto che lei ha fatto delle affermazioni un po' graffianti su Roberto Ciccio Messere, che all'epoca era segretario del Partito Radicale all'inizio degli anni Ottanta. Non mi ricordo che termine ha utilizzato nei confronti del suo metodo politico nazi sadomasochista. Non mi ricordo. No, che ricordavo questo episodio di una battaglia ostruzionistica del Partito Radicale in Parlamento, quando ancora si poteva fare l'ostruzionismo, e cioè uno poteva parlare anche 24 ore senza limiti di tempo. E allora c'era questa maratona diurna e notturna con i deputati radicali che si alternavano a parlare, e c'era il povero Rocella, che era già abbastanza malandato, e Ciccio Messere, che aveva questo sguardo, questi occhi vivissimi, eccetera, e Rocella non ce la faceva, e io ho immaginato che Ciccio Messere si vedesse già Rocella cadere sul banco fulminato, e quindi pronto a sfruttare questa occasione per dal punto di vista propagandistico. Cioè è una malignità, però Ciccio Messere mi aveva dato quell'impressione, non solo in quel momento, ma molto spesso. I miei rapporti con i radicali sono sempre stati abbastanza buoni, nel senso che io con Pannella ho sempre avuto un ottimo rapporto. Io so che lui mi rimprovera di non aver parlato nel mio libro di questa mia esperienza. In realtà io ho raccontato una mia esperienza politica fondamentale, ma non ho nessuna esitazione a ricordare che con i radicali ho combattuto determinate battaglie, a cominciare da quella contro la pena di morte, quando il Partito Radicale sembrava voler chiudere, ho dato il mio contributo, il mio apporto. Mi sono allontanato per due ragioni fondamentali. La prima è l'americanismo del Partito Radicale, che io non posso assolutamente accettare per mie convinzioni politiche e culturali, e la seconda apertura verso il liberismo. E io sono convinto che molti dei guai vengano proprio del mondo attuale, e dell'Europa anche in particolare, vengono da questo modello americano che viene esportato in tutto il mondo, e da questa venerazione del libero mercato, che è un Moloch al quale bisogna sacrificare tutto. Sì, cosa ne pensa della battaglia di Pannella? Ho visto che lei criticava Almirante per il modo con cui dilapidava il finanziamento pubblico dei partiti. Lei che cosa ne pensava del finanziamento pubblico dei partiti e della battaglia di Pannella su questo? Ho sempre appoggiato questa battaglia, convintamente, perché i guai della politica italiana, o la maggior parte dei guai della politica italiana, ivi compresa questa schifosa legge elettorale che è stata approvata, che sottrae agli elettori la possibilità di scegliere il proprio candidato, deriva dal finanziamento pubblico.
perché fino a quando un partito deve fare ricorso alla propria fantasia, alla propria intelligenza per combattere delle battaglie politiche e non ha la sinecura di un finanziamento pubblico vergognoso, che oltretutto oggi è stato ampliato, perché mi fa ridere sentire che vengono tagliate le indennità parlamentari del 10% quando contemporaneamente i partiti si aumentano il finanziamento pubblico perché la percentuale non è più sui votanti ma sugli elettori, e quindi questo comporta un aumento smisurato del finanziamento pubblico, significa che la politica è diventata quella che ormai oggi è diventata, cioè una proprietà privata di alcuni leader che fanno e disfanno a loro piacimento, comprese le liste di coloro che sono non più eletti ma nominati in Parlamento con un metodo veramente vergognoso.